Ciao a tutti! Oggi vi mostro come fare l'impasto base per la rosticceria siciliana. Per farlo avrei bisogno di 500 g di farina 00, 100 g di strutto e 10 g di sale, un cubetto di lievito di birra intero fresco e 50 g di zucchero semolato. E per finire circa 250 g di acqua. Comincio con immettere all'interno di una scodella abbastanza grande farina e sale, mescolo il tutto utilizzando un cucchiaio. Aggiungo successivamente tutto lo strutto, impasto un po' e piano piano vado ad aggiungere tutti gli ingredienti. Aggiungo adesso il lievito di birra fresco sbriciolato e tutto lo zucchero. Impasto nuovamente utilizzando le mani e aggiungo l'acqua un poco per volta, fino ad ottenere un impasto completamente liscio e omogeneo. Tutti gli ingredienti all'interno dell'impasto devono amalgamarsi perfettamente. Questo è il risultato del nostro impasto, che andremo a lavorare su di una superficie spolverizzata con della farina 00. Impasto la pasta per circa 5 minuti per ottenere un risultato ottimale. Sarà molto più agevolato chi a casa utilizza la planetaria. Una volta aver ottenuto il nostro impasto che servirà per ottenere la rosticceria siciliana, andiamola a dividere in tante parti. Ogni pezzo medio ha il peso di circa 80-100 grammi e con questa tecnica diamo ad ogni singolo pezzo la forma di una pallina. Facciamo lievitare le palline ottenute sotto un canovaccio per circa 30 minuti o fino a quando sono completamente raddoppiate. Adesso che hanno lievitato possiamo utilizzarle per fare i nostri pezzi di rosticceria. In questo caso andremo a realizzare dei rollò. Per farli bisogna prendere la pallina precedentemente lievitata e dare la forma di un vicolo allungato, in questo modo, ed attorcigliarlo all'esterno di un wurstel, facendo attenzione a sigillare bene le estremità, perché durante la cottura il pezzo di rosticceria deve sì lievitare, ma non aprirsi. Facciamo lievitare i nostri pezzi di rosticceria per circa 30 minuti o fino a quando il loro volume sarà raddoppiato. Come da tradizione possiamo spennellarli con l'uovo sbattuto con il latte e decorarli con i semi di sesamo. Mettiamoli in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 30 minuti, devono dorarsi per bene. Una volta che si sono ben cotti, questo sarà il risultato. Possiamo farli sia con il sesamo che non, e anche in versione mini. La ricetta di oggi è già finita, ma come sempre ciao a tutti e alla prossima! Rimani sintonizzato su questo canale!